Per salvare le banche i soldi ci sono sempre, ma quando si tratta letteralmente di sfamare i nostri concittadini, i fondi vengono addirittura tagliati. In attesa del bilancio definitivo si stabilisca almeno che il finanziamento possa coprire anche il 100% per quei paesi in difficoltà di bilancio, perché altrimenti poi a farne le spese saranno gli indigenti, visto che non si vorrà mettere mano alla quota di cofinanziamento. Secondo punto, è già stato sottolineato, è molto importante, la deburocratizzazione. A volte un eccesso di normativa ostacola la destinazione a chi ne ha bisogno degli scarti dei supermercati o dei ristoranti. È un fatto che le associazioni denunciano, uno scandalo da risolvere subito. Terzo, istituzionalizzare buone pratiche come tavoli di coordinamento territoriali, valutazione ex post degli interventi, adozione di parametri di qualità, mappatura dell'indigenza. La FAO dice che gli scarti del cibo in Italia sono equivalenti al cibo consumato in un anno dalla Spagna, quindi probabilmente è un problema di cultura, un problema non soltanto di soldi, ma questo non sia una scusa per diminuire i fondi nei bilanci, perché l'Europa ha un senso soltanto se si riesce quantomeno a dare da mangiare a tutti.